90 minuti per trasformare in gloria quelli che al momento sono solamente dei sogni. Nel calcio si sa, ci sono partite e ci sono finali. Le prime si giocano, le seconde si vincono. E da qui, dal magico stadio provinciale, che vi racconterò tutte le emozioni della finale regionale dei playoff promozione. Folgore Selinunte da una parte, Cus Palermo dall'altra, due squadre che in questo caldo pomeriggio di inizio maggio si giocheranno un'intera stagione. Si comincia lo stadio provinciale, il primo pallone lo tocca il Cus Palermo, l'out di destra, prova adesso a cercare il varco per effettuare il traversone, ben fronteggiato però da un avversario, poi un tiro a giro di sinistro e la parata proprio sulla linea di porta. In qualche modo, attenzione adesso al Russo, il pallone poi calciato da posizione deflata da parte di Ragusa. Costamico, il funambolico argentino all'interno dell'area di rigore, prova a disorientare l'avversario e c'è il palo della Folgore, il sinistro davvero insidioso di Marcos D'Amico. C'è da considerare fra l'altro che comunque le misure del provinciale non sono sicuramente le misure dei campi di promozione o di eccellenza. Attenzione adesso a questa rimessa con le mani lunghissima, poi ci prova con una splendida conclusione il numero 4 Carlo Correnti. Ancora il numero 2 in maglia rossa, dietro pronto a ricevere lo scarico c'è Manuel Raineri con il sinistro, il pallone nello specchio della porta, ma parte campione con il destro, lo spiovente all'interno dell'area di rigore ad allontanare, ci pensano i giocatori in maglia bianca, poi Giovanni Licata con un sinistro che sembrava destinato direttamente sugli spalti, invece il pallone ha assunto una strana traiettoria. Ancora il numero 10 prova a disorientare un avversario con una serie di finte, poi scarica all'indietro in favore di Di Franco con il destro, il numero 7, il pallone che sibila di poco al lato, ovviamente a parti invertite pronte per dare il via ai secondi 45 minuti di gioco. Si comincia in questo istante, è stata abbastanza vibrante sin dai primi minuti, poi è calato un po' il ritmo, adesso il Cus che prova a farsi vedere con il numero 11 Antonio Lentini, il pallone però smorzato, è stato facile preda del numero 1 Fulvio Montagna. Adesso c'è il fischio del direttore di gara che va a chiedere chiarimenti al suo secondo assistente, al signor Bentivegna. Si avvicina anche l'estremo difensore della Folgore, cercheremo di capire dalla nostra postazione quello che ha visto il secondo guardalinee. Probabilmente un errore da parte di Fulvio Montagna, che forse ha lasciato il pallone fra i piedi, poi dopo averlo giocato con i piedi si è richinato per prenderlo con le mani. Probabilmente questa la motivazione che ha indotto il secondo assistente a richiamare l'attenzione del direttore di gara. 3 minuti sul mio cronometro nel corso della ripresa, occasionissima per il Cus Palermo, si muove la barriera, il pallone che stagna all'interno dell'area di rigore, si salva in qualche modo la Folgore ma non è finita, e poi la presa sicura di Fulvio Montagna e gli applausi. Si è andato a prendere, attenzione a Pavone all'interno dell'area di rigore, prova a concludere a rete l'uscita decisiva da parte di Insenna, brividi per la porta del Cus Palermo. Ferrara per vie centrali, favorito da un rimpallo però il Cus Palermo, attenzione c'è l'uscita di Fulvio Montagna, il pallonetto della Cus e il pallone che termina di pochissimo al lato. Parte il fischio, Ferrara con il destro, il pallone che filtra in due tempi, Fulvio Montagna riesce a far sua la sfera, affidato al numero 7 Giovanni Licata, tre uomini in barriera, Licata con il sinistro potrebbe battere a rete la conclusione che c'entra la porta, e la risposta attenta di Gianluca Insenna. Si trattava di Lentini che poi ha scaricato dietro in favore del numero 13, seguiamo l'azione con Ferrara all'interno dell'area di rigore, il Cus passa in vantaggio, il Cus all'88esimo, la doccia fredda per la Folgore Selinunte, allontana la formazione della Cus Palermo, poi Luciano Gioveras mantiene viva l'azione, Thomas Pavone, la posizione è buona, la risposta di Gianluca Insenna, schiacciato dalla forza, dalla voglia, dalla determinazione della Folgore che continua ad insistere, Thomas Pavone finisce giù all'interno dell'area di rigore, secondo il direttore di gara a commettere fallo è stato il numero 9 rossonero. La Folgore con le ultime energie in corpo ci ha provato fino al triplice fischio, ma in questo istante il triplice fischio del direttore di gara manda in eccellenza il Cus Palermo al termine di una partita combattuta in maniera equa da entrambe le formazioni. È stato però il Cus Palermo con un guizzo arrivato all'88esimo a decidere la partita e a trovare la strada che porta dritta dritta in eccellenza.